assolutamente opaca alla luce. Cioè la luce arriva qua, fa niente, torna indietro. Ci sono due punti piccolissimi, che sono due pupille, dove entra e mi fa vedere tutto quello che c'è fuori. Se non è qualcosa di prodigioso questo. Cioè due puntini lì. E anche lì la luce entra col diaframma, vero che si regola a seconda dell'intensità, eh? Per cui tutte le nostre nanotecnologie sono imitazioni della natura, vero? Oggi si parla tanto di nanotecnologie. La prima nanotecnologia è il DNA che vi ho fatto vedere prima, in 5 millesimi di millimetro, 3 giga di informazioni. Ma allora la luce entra, provo il cristallino, mette a fuoco l'immagine su una retina che fatalità si trova lì giusta con cellule fotosensibili, perché le altre cellule non sono fotosensibili, ma non è ancora successo niente perché la retina non ha visto, la retina ha semplicemente registrato un impulso elettromagnetico. Lì ci sono avvengono delle reazioni chimiche, per cui parte un impulso elettrico che viaggia lungo il nervo ottico e arriva dietro al cervello occipitale, il quale elabora tutti questi impulsi elettrici e crea l'immagine della realtà. Ma non è che nella mia testa entri l'immagine della realtà, entrano impulsi luminosi e basta. Poi il cervello li decodifica, li elabora e mi fa vedere la realtà. E come si può ricondurre tutto questo ad una formazione così, spontanea, senza leggi, senza progetti, senza finalità? Avrebbe potuto benissimo non accadere. Gli evoluzionisti infatti dicono, non diciamo che l'occhio è fatto per vedere, perché è finalità, è disegno, non va bene. Sapete cosa dicono? Dicono, l'occhio è finito per vedere. Cioè è nato in un certo modo, magari anche per altri scopi, e poi a un certo punto è finito per vedere. Non dobbiamo ringraziare nessuno. Cioè qua la battaglia è sul piano della ragione, attenzione, non sul piano della fede, è sul piano della ragione. Io ai ragazzi dico, qualche altra domanda era, ma cosa dobbiamo dire ai nostri ragazzi? Cosa dobbiamo dire? Usa la ragione, apri il libro, bene, comincia a vedere la storia della vita sulla Terra. Andiamo lì. La vita nasce da scariche elettriche nell'atmosfera primordiale che mettono insieme l'anidride carbonica e il vapore acqueo e si forma la prima scintilla di vita. Momento, ragioniamo, proviamo a vedere. Cosa sono queste scariche elettriche? Sono i fulmini, i lampi. Voi vedete cellule formarsi a seguito di... ma è accaduto allora, adesso non si può più ripetere. Beh, un momento, tanto tu me lo devi dimostrare, perché non puoi dirmi allora si poteva fare, adesso no. Non è scienza questa. Scienza è un esperimento ripetibile, universale. Ma ci sono gli esperimenti di Miller, l'origine della vita, per esempio. L'origine della vita è una delle più grandi bufale che abbiamo sui nostri libri di testo. Non sappiamo come sia nata la vita. La posizione onesta è dire: mi rendo conto che la realtà è infinitamente complessa, è infinitamente finalizzata. Come sia nata, non lo so. Non lo so. Mi fa pensare che sia il frutto di un pensiero, di una mente soprannaturale che è stata capace di progettarlo e di crearlo. Come l'abbia fatto, non lo so, ma mi basta per vivere e come? Mi basta e come? Ecco, perché altrimenti, ecco, per dire queste scariche elettriche sono su tutti i libri di testo, scariche elettriche si forma la prima forma di vita. No, si formano semplicemente degli amminoacidi. Questo è un esperimento che si può riprodurre anche adesso. Si formano degli amminoacidi, ma gli amminoacidi sono degli ingredienti. Ma è come dire che ho fatto la torta perché ho fatto la farina. La torta, per fare la torta ci vuole una ricetta che metta insieme la farina, le uova, lo zucchero, i tempi di cottura, eccetera. Per
Quello che manca, quello che ci manca è la ricetta. Noi possiamo fabbricare in laboratorio qualche ingrediente della vita. Tant'è vero che se si vuole far nascere un bambino in provetta, non si fabbrica lo spermatozoo nell'uovo, si deve ricorrere sempre ad un donatore, perché la vita è tutta un'altra cosa rispetto ai suoi ingredienti. Ecco, questo è un punto su cui possiamo riflettere tutti facilmente, insomma. Per cui tenete presente che, prima ancora di parlare ma l'uomo deriva dalla scimmia? Non lo so, non lo so. Certamente io so che l'uomo deriva da un altro uomo, anzi dirò di più, l'uomo deriva da un'altra donna. E su questo possiamo concludere? Grazie. Brava, mi hai salvato.